piccoli studenti alle prese col mondo della tecnologia. Guardate cosa sono riusciti ad inventare. Doriana Laraia. Il vero lusso in tempi di crisi può essere anche una carica di emozioni fra i banchi di scuola, una sorta di tecnologia didattica che allena i ragazzi a sentirsi positivi e pronti ad affrontare il domani. Per loro è quasi un gioco l'idea di poter migliorare il mondo, una generazione che vive fra immagini e parole che viaggiano in fretta. Dai bambini agli studenti più grandi, in Italia e non solo, in tutte le classi scolastiche entrano di prepotenza le invenzioni e le iniziative che partono da un computer. Dalla terza media dell'Istituto Ferrari di Momo, piccolo centro del Novarese di sole 2700 anime, è nata la Talpa Online. È un progetto che è nato come un giornalino della nostra scuola e pian piano si è espanso, dando la possibilità a tutti di interagire. Tenevamo al fatto che tutti potessero esprimere la loro opinione. Dal giornalismo in erba alla robotica, i ragazzini del Don Milani di Latina costruiscono con leggerezza, ci verrebbe da dire, perfetti modellini telecomandati. Ci sono dei piccoli programmi che noi possiamo fare, delle piccoli movimenti che sono continui sopra questo robot. Nel senso, senza fare col cellulare, direttamente dalla sopra, ed è un po' difficile programmarla con il computer. Interscambio culturale, istruzione, nuovi scenari e innovazione tecnologica, c'è chi non rimane spettatore. Il tecnico commerciale Pirelli di Roma ha messo su con l'aiuto dell'informatica una piccola impresa chiamata non a caso Sfacciatamente. Daniele è il presidente del consiglio d'amministrazione e le donne sono finalmente nei posti giusti. È una società simulata che si occupa della realizzazione di gadget per eventi e accessori per l'abbigliamento. Tutto realizzato con materiale riciclato. Il nostro consiglio di amministrazione è composto dai 4/5 di donne perché vogliamo promuovere l'imprenditoria etica e solidale. Il compito di mettere insieme le tante idee che provengono dalle scuole di ogni ordine e grado e che denotano anche un cambiamento di direzione nel costume educativo è del Global Junior Challenge, vera sfida per gli alunni più svegli e non solo. Per una società democratica della conoscenza, dice lo slogan della Fondazione Mondo Digitale che mette in pista i ragazzi, una società inclusiva i cui benefici possano essere di vantaggio a tutti. E i nuovi supporti tecnologici hanno un compito fondamentale. Le nuove tecnologie certamente sono uno strumento fondamentale per creare collaborazione all'interno, cominciamo dall'interno della classe o della scuola, all'interno del territorio e tra paesi anche molto lontani. E quindi moltiplicano quello che i bravi insegnanti come Mario Lodi o Don Milani hanno sempre fatto, cioè per esempio la corrispondenza tra classi lontane.